Si è svolta nella splendida cornice di Piazza San Carlo a Torino la quarta tappa dell'edizione 2019 di Banca Generali Un Campione per Amico. 700 bambini delle scuole elementari e medie torinesi hanno avuto l'opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Yuri Chechi. È un buon momento, soprattutto in alcune realtà, in alcune specialità delle varie discipline della ginnastica. La femminile sta andando, c'è una buona squadra, ritmica, una squadra eccezionale, anche nella maschile si comincia a vedere qualcosa di buono. Nel trampolino elastico, la quarta specialità olimpica, ancora un po' in difficoltà, però speriamo che le cose cambino. Quindi insomma, ci sono buone prospettive per Tokyo 2020, mi auguro che davvero possano arrivare medaglie che da un po' mancano nella ginnastica artistica italiana. Oggi qua ci sono molti giovani, qual è il consiglio che dai a loro? No, di divertirsi. La Banca Generali Un Campione per Amico è uno sport, è una manifestazione che principalmente vuole ridare il sorriso ai bambini nel praticare attività sportiva, attività motoria. Ne fanno troppo poca e bisogna stimolarli a farle di più. Questa è una delle nostre caratteristiche, delle nostre volontà, appunto della manifestazione che oggi promuoviamo qui a Torino. Una piazza bellissima. E davvero vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Appendino che ci ha dato questa grande opportunità, è davvero uno scenario straordinario. Il 4 di maggio per noi del Toro è un giorno comunque di grande tristezza, ricordando quello che è successo tanti tanti anni fa, però è anche il giorno dell'orgoglio, perché aver fatto parte della storia di questa società, di riferimento a quella grande squadra, ti dà anche la forza di guardare al futuro sempre con grande entusiasmo e con grande ottimismo, con la voglia anche di emularli, no? In un certo qual modo. E quindi è una giornata particolare per il tifoso del Toro. Un toro da champion? È un toro da Champions, certo. Però il paradosso è qui che ci sono altre quattro squadre che sono da Champion e quindi oggi uno culla il sogno di poter andare a vivere un'esperienza così bella come quella Coppa, ma nello stesso tempo potresti rimanerne anche fuori. Ma forse anche questo è il bello di questo momento calcistico del nostro calcio, no? Cosa consiglierai oggi a questi piccoli campioncini in Piazza San Carlo? Quello di approcciarsi allo sport, qualunque esso sia, sempre con il sorriso e la voglia di divertirsi, perché lo sport, lo sappiamo, è vita, lo sport ti dà delle regole, ti dà la possibilità di condividere, di crescere bene. E loro devono fare questo, approcciarsi con il sorriso. Penso che non sia corretto parlare di disciplina. Importante dare qualche regola, ma soprattutto la regola del sorriso, un rapporto etico in cui campioni del mondo vogliono comunque dedicarsi in uno spazio storico di questa città, in questa piazza San Carlo meravigliosa. Banca Generali Campione per Amico ruota in 10 tappe ormai da più di una decina d'anni. Dal mio punto di vista è l'opportunità per andare ad impattare più di 20.000 bambini l'anno e proseguire il percorso con la Federazione della Pallavolo, con il gioco dello spikeball, il gioco della schiacciata, che vede al primo posto il divertimento. Quindi divertirsi a giocare dà l'opportunità ai bambini d'oggi di poter apprendere come attraverso lo sport si crea inclusività. Non escludiamo nessuno, includiamo tutti in questo percorso meraviglioso che fa vivere una giornata meravigliosa, il tempo si assiste, il sorriso di quattro campioni, ma soprattutto l'energia che deriva dal sorriso dei bambini. Se il bambino sorride vuol dire che si diverte e se si diverte sicuramente progredirà nelle sue attività che lo porteranno ad essere sicuramente più bravo, più bello e più simpatico di me. Il consiglio che possiamo dare è non abbattersi mai, imparare a resistere, avere il coraggio di non abbattere mai la propria creatività, cercare di resistere anche alla stupidaggine e soprattutto alla scarsa comprensione da parte di chi non riesce a tradurre per loro divertimento e soprattutto cercare di praticare qualsiasi tipo di attività sportiva. Stare in movimento, lasciare che i bambini possano in maniera creativa sviluppare quel cammino, quel percorso che li potrà poi piano pianino, imparando delle regole, portare chissà a fare un'attività agonistica e poi comunque restituiremo dei cittadini migliori, dei professori migliori, dei genitori migliori. L'ATP Final qua, a Torino, Beh, in penso che sia Italia. una bella occasione, insomma. Cioè, a me le grandi manifestazioni di qualsiasi sport mi piacciono quando vengono fatte in Italia, perché
è una grande opportunità anche per, credo, per la città in tutti i sensi, no? Dal punto di vista economico, di immagine, certo. Dimostrazione che ha già dimostrato di essere molto brava, molto forte alle Olimpiadi invernali, per cui credo che sia in questo momento probabilmente la sede ideale. Poi c'è una struttura importante di quasi 15.000 posti, no? Per cui credo che abbia tutte le caratteristiche per fare bella figura e lo farà senz'altro bella figura. Ultima domanda, il tuo ricordo, tu sei stato uno dei due soli italiani che hanno giocato la ATP Final. Sì. Cosa ti ricordi di quello? Mi ricordo che avevo un fastidio di salute molto fastidioso, che non posso dire adesso, per cui purtroppo non sono stato in grado di giocare bene. Ma come ambiente, come... No, bellissimo, erano tempi diversi. A Stoccolma, no? A Stoccolma, sì, erano tempi diversi, però insomma, quando arrivano i primi otto c'è sempre... È un torneo particolare, perché non è un torneo tradizionale, è un torneo che si gioca gli otto più forti in quel momento come classifica, come punti ATP, per cui... Speriamo che ci sia un italiano, ecco, se nel 21, no? Mi sembra che lo parla. Sì, dal 21 al 25. Nel 21 ci sia un italiano nei primi otto, sarebbe l'apoteosi, diciamo, no? Per un evento del genere. Speriamo bene. No, oggi è un evento importante anche per i bambini. Ma no, l'importante è che facciano sport, cioè che sia una giocata di allegria. Poi se giocheranno a tennis, pallavolo, calcio, ma anche altri sport, la stessa cosa. L'importante è che facciano sport. Per noi è il decimo anno di questa edizione, siamo molto contenti di proseguire in questa tradizione. Lo facciamo perché in questi anni abbiamo visto che comunque ci sono stati dei risultati su quelli che riguarda i bambini, la loro crescita, la loro anche il loro orientamento allo sport, che sappiamo che oggi è molto minore confronto a qualche anno fa. Quest'anno poi aggiungiamo un aspetto che secondo noi è di nuovo molto importante, che è cominciare a introdurli all'educazione finanziaria. Quindi oggi doneremo a loro un libretto che nel loro linguaggio e attraverso l'utilizzo del fumetto li introdurrà a quelle che sono i rudimenti della finanza e del risparmio, dove gli italiani sono maestri nel mondo per questo. Risparmiare in generale non vuol dire solo risparmiare da un punto di vista economico, ma vuol dire risparmiare anche l'acqua, l'energia, tutto quello che può aiutarci ad un futuro migliore. I valori dello sport tendenzialmente sono quelli che ci piace poter trasmettere per quel che riguarda l'approccio alla vita di questi ragazzi, che ovviamente saranno il nostro futuro.